a due passi dalla bollente c'è la Pirada da 4 anni e qui sono con lo chef Francesco che questa sera ci ha fatto dei piatti veramente molto buoni e pasta fatta in casa naturalmente. Vogliamo ricordare anche altri piatti? Sì, vabbè, la specialità della casa è il castello, un pezzo di carne abbondante per due persone, servito su pietra lavica con i vari contorni come verdure alla griglia o patate al forno con cipolla e paprika, cose un po' più sfiziose, ecco. Questo è il piatto rustico, poi abbiamo anche altri piatti, cerchiamo di rispettare un po' i prodotti tipici, ecco, più che la tradizionalità, sono prodotti tipici della zona, quindi non serviti in maniera tradizionale ma un po' più briosa, ecco. Voi puntate moltissimo sulla materia prima e su piatti, devo dire, molto ben realizzati. Ecco, vogliamo ricordare anche un pochettino a chi ancora non vi conosce qualche altra specialità? Sì, io ci tengo a promuovere un po' la mia creatura, che è il mio arrosto, il prosciutto, praticamente... È cotto nell'acqua termale? Sì, più che cotto viene conservato con l'acqua termale, ecco, avviene un processo di conservazione mediante l'acqua della bollente, che è un'acqua ricca di zolfo, quindi mi permette di conservare anche il colore e anche la durata del prodotto stesso. Tanto è vero che un prodotto del genere mi dura a lungo, più di 2 mesi, ecco, come un prodotto commerciale, solo che non vengono usati additivi chimici, ecco. Grazie chef, e qui c'è anche Stefano che è il patron, tutti e due giovanissimi, ci sta preparando il caffè. Voi puntate molto sulla qualità, vero? Sì, direi di sì, sulla qualità, anche perché così almeno il cliente è contento, noi siamo contenti, e anche per fare buona impressione, ci mancherebbe, sul fatto della qualità di tutto quanto quello che riguarda la cucina, sia sul mangiare che sul bere, puntare un po' sulle cose primarie, perché... Per te Stefano è una professione ma è anche una grande passione, credo, la buona cucina. Sì, discorso, ma più che la cucina questo lavoro qua, lui in cucina, io in sala, io lo facevo sempre come extra dopo il lavoro, il mio secondo lavoro, e allora ho detto proviamo, mi sono buttato in questa esperienza da 4 anni, non è facile, però piano piano siamo lì. Ricordiamo anche i vostri orari. Allora, noi praticamente siamo aperti dal martedì alla domenica, il lunedì siamo chiusi tutto il giorno, a parte in stagione estiva che siamo chiusi solo a pranzo, ma lunedì la sera anche aperto, sia a pranzo che a cena. Veniteci a trovare, noi siamo qui a soddisfare le vostre esigenze, siamo qui, tutti per voi.